Ciao persone sconosciute che credete nell'amore, questo è Electric Bra. Oggi siamo qui tutti riuniti in questo luogo sacro del lavoro per parlare del disegno della Sabri, l'ultimo disegno che sarà il disegno delle magliette di punta, avete capito, di punta, così, della Sabri. Nel frattempo, che intanto inizio a mostrarvi qualcosa del making of del disegno, vi dico, sono 3 giorni, in realtà 4, che qui nelle Marche il gelo comanda, il gelo governa, ha avuto la meglio su noi esseri umani, tant'è che arrivare in ufficio è davvero un'impresa ogni giorno. Infatti sto arrivando circa a mezzogiorno contro l'orario di base, che di solito è le 9, intorno alle 9. Le mie labbra gridano aiuto, aiuto, perché si stanno screpolando bestialmente. Cioè, al posto delle labbra sento di avere un'altra cosa, insensibile, non sento niente. Ogni volta che esco a passeggiare con il cane o per qualunque altro motivo, sembro Michael Jackson in una crisi di moonwalk seria. Le lastre di ghiaccio che ricoprono l'intero asfalto, l'intero marciapiede, mi fanno danzare come un pattinatore esperto. Sono sicuro che qualcuno là fuori, dico nel mio quartiere, mi deve aver visto alle prese con l'intento a non cadere, a non distruggermi i denti sulla lastra di ghiaccio. Tant'è che ho indossato molto spesso gli scarponi da neve, quelli da snowboard, perché ho solo quelli. E per indossare degli scarponi da snowboard ci metti sì e no 20 minuti, il che non ha aiutato, ok? La situazione è abbastanza critica, infatti ho pensato porterò un video di Peo, sapete la serie Peo, riguardo questo gelo. È ancora in corso d'opera, quindi, questo video. E non trovo la Polaroid, evviva! Wow! La fantastica Polaroid che utilizziamo alla fine di ogni video di Peo non si sa dov'è, non si sa, è magicamente sparita. Ma io direi di non uscire troppo fuori tema e smettere, me la devo smettere di sfogarmi per questo gelo, e parliamo della maglietta. Questa maglietta, il suo esito e la sua evoluzione dipende solo da una cosa: dal fatto che Sabrina e Sasha non prendano altri esseri viventi all'interno della propria casa, perché se no, ve lo dico io, siamo fregati, perché questa maglia è basata proprio su l'intero branco, l'intera famiglia di Sasha e Sabrina, quindi tutti i gatti, loro due e Zacco. Ognuno di loro, come molti dei nostri cari amici animali, dei nostri compagni di vita, ha dei vizi, delle peculiarità, delle parti del carattere che spiccano, se così vogliamo dire. Proprio grazie a queste peculiarità Sabrina ha deciso di impostare la maglietta in questo modo, cosa che io ho trovato intelligente e carino allo stesso tempo. Quindi abbiamo, in una griglia quasi perfetta, ok, posizionati tutti i membri del branco. Adesso li andiamo ad esaminare, perché abbiamo in alto a sinistra lo strambo che sarebbe Artù, perché da quel che mi ha raccontato Sabrina molto spesso si fissa guardando tipo il muro e non si sa perché. Secondo una mia opinione da psicologo degli animali, di cui ho circa 3 lauree, Artù guarda il muro semplicemente perché è una spanna sopra noi esseri umani. Lui riesce a leggere, a sentire quello che c'è al di là di quello che i nostri sensi possono percepire, del mondo invisibile, spirituale, ed è per questo che molte volte si incanta davanti al muro, semplicemente che noi non siamo in grado di capirlo, siamo noi esseri troppo inferiori rispetto ad Artù, ok? Poi subito a destra abbiamo Sasha e Sabri, che appunto normalmente si abbracciano. A fianco a loro troviamo il mammone, che non è altro che Zacco, o si pronuncia Zacco, Zacco, o forse sto esagerando. Prendilo Zacco, prendilo, e le protesi americane. Io non mi ricordo qual era il meme. Era qualcosa sulle protesi americane, sulle protesi del seno, capito? Ok, non so. Molto simpatico secondo me l'idea di fare Zacco che sta pensando un biscotto mentre che già un biscotto in bocca. Non è geniale, direte voi? E voi direte, beh sì, certo, certo Peo, sei un genio. E io dirò, grazie. In realtà l'idea non è stata mia, me ne sto appropriando il credito, perché l'idea è stata di Sabrina. Tutte le idee delle posizioni e dei costumi sono di Sabrina. Io soltanto ho eseguito, ok? Solo eseguito. Non posso prendermi il credito. Posso prendere il credito della qualità dei disegni, che, ma secondo me, obiettivamente, sono magnifique, ok? Voi potrete dire, ma quel gatto lì l'hai fatto brutto. Zitto. Tu che ne sai di gattologia? Tu che ne sai di anatomia dei gatti? Probabilmente quanto me, ovvero niente. Abbiamo subito sotto la ladra Fujiko, che io suppongo che Fujiko sia ispirato quindi a Lupin. E quindi apprezzo molto la scelta di quel nome, anche se so che non ve ne frega niente. Però Fujiko, ok. La dolce cara Fujiko di Lupin, che ti pugnala sempre alle spalle, che te la fa vedere ma mai toccare, ma mai nemmeno annusare, se per questo. A fianco abbiamo il magico Salem, che suppongo sia un riferimento a Sabrina. Non Sabrina, la nostra Sabri, ma Sabrina Vita
Vita da strega si chiamava, sai, serie anni 90, che io guardavo più di quanto fosse necessario e ora devo ammetterlo davanti a una telecamera. Esatto, quella Sabrina. Poi abbiamo il Fifone, che è Leone, che suppongo che Leone sia ispirato appunto a Leone il cane Fifone, ecco perché il Fifone. Perché obiettivamente non so se il gatto vero abbia paura di cose. Abbiamo lo Snob, che è Booby. Booby, mi piace il nome Booby. Booby, che dovrebbe essere un riferimento a Woody, e quindi è diventato Booby. Woody Booby, Woody Booby. Che a quanto pare, da quel che mi ha raccontato Sabrina, non mangia normale confezionato cibo per gatti come un umido. Proprio no. Questo non fa per me, cara Sabri. Per favore, mi tratti come merito. Penso che Booby faccia così, in quanto magari crede di essere di sangue reale o non so cosa. Ma subito dopo la Spocchiosa, che fino a prima, se posso esprimere un parere, era anche la mia gatta preferita dell'intero branco, che è Mirta. Quindi un po' la principessa di casa. A fianco abbiamo il Trattorino, che è Buzz. E lui, se non sbaglio, l'hanno chiamato Trattorino, nel senso qui per questa maglietta, perché fa sempre le fusa e quindi sta sempre a fare prr prr prr. Quindi Trattorino. Ha senso? Hashtag ha senso sotto nei commenti, se siete d'accordo. Hashtag la mia vita non ha senso, se non siete d'accordo, sotto nei commenti. In basso a sinistra vince la posizione di mia gatta preferita del branco, ormai da quando è arrivata a casa, Sasha Sabri, o non so come la vogliamo chiamare, allo zoo di Sascina, perché proprio la maglietta si chiama così, Fiamma. La Caliente. Fiamma perché la mia preferita? Perché io sinceramente guardo le storie di Instagram di Sabrina, di Sasha, eccetera, e ogni volta che c'è Fiamma semplicemente sorrido, perché sta sempre a combattere con Salem o con qualche altro gatto, a cercare di... è vispissima, è super accesa, intelligente, si vede che furbetta, si vede. E poi è semplicemente bellissima. Che gli vuoi dire a una gattina così? Niente, proprio niente. Hashtag che gli vuoi dire a una gattina, anzi no, quello italiano. Hashtag che le vuoi dire a una gattina così? Se siete d'accordo nei commenti. O hashtag la mia vita non ha senso al quadrato, se non siete d'accordo. Poi abbiamo la nuovissima arrivata Creamy, che ha come riferimento appunto l'incantevole Creamy, un anime penso sempre anni 90, ma in realtà dallo stile mi sembra anni 80. È un anime che io non ho visto, mi sono perso per strada, ho detto wow, me la sono perso. Vabbè, non è che adesso io prima di andare a dormire per recuperare mi metterò a vedere episodi dell'incantevole Creamy. Molto probabilmente metterò Netflix e mi vedrò cose più fighe, interessanti. Ma questo non fa di me una brutta persona, vero? Hashtag non sei una brutta persona, se sei d'accordo. Hashtag la mia vita non ha senso al cubo, se non sei d'accordo. E l'ultimo, che da quel che ho capito deve ancora arrivare a casa, è il piccolo Zorro, che appunto nella maglietta si chiama il piccolo, perché sarà il più cucciolo, semplicemente. E attenzione, perché questo gatto Zorro potrebbe spodestare Fiamma dal podio del gattino più caruccio di casa Sasha Sabri. Attenzione, quindi mi aspetto grandi combattimenti tra Fiamma e Zorro. Hashtag voto Fiamma, hashtag non capisco niente, hashtag cagune. E adesso che abbiamo finito di elencare finalmente tutti i personaggi, tutti i protagonisti di questo magico disegno, io direi che insieme a me possiamo fare questa cosa magica. Sabrina mi ha chiesto proprio questa mattina, prima che io mi mettessi a registrare, se potevo fare una versione di questa maglietta per le magliette scure, ok? Quindi quello che farò adesso è appunto mettere uno sfondo scuro. Magia, magia, portami via, ma tu pensa, però sei un genio. Poi la prima cosa che vado a prendere è questa zampetta qua, perché questa è grigia e grigio su nero non è top. Giusto? Giusto, bambini? Hashtag la mia vita non ha senso. Quindi quello che farò sarà semplicemente chiarirla. Non la voglio proprio bianca bianca, o potrebbe stare bene bianca, non saprei. Secondo me anche sì. Anche sì, però questo non è bianco bianco. Secondo me così bianca bianca male non è. Male. Poi quello che farò alle tracce esterne e sarà appunto schiarirle. Accidenti, così è un problema, perché non mi fa impazzire. Ah, così non è male, no? Con la traccetta bianca non è affatto male. Però in realtà quasi quasi la traccia la toglierei proprio, perché è più carino così. Hashtag è più carino così. Ma adesso la cosa divertente è che dovrò cambiare il colore di ogni singolo testo. Adesso qui la scelta si fa difficile, perché potrei optare per un azzurrino qui. Un azzurrino che va a richiamare l'ombra inferiore dei miei pupi. Un azzurrino che è proprio di classe. E questo qua lo lascerei. Proviamo rosa.
rosa. Proviamo, vediamo cosa esce se lo faccio rosa. Vediamo un po'. No, non è male, non è male. A me non dispiace. Vediamo un po' che poi anche cosa ne pensa Sabri. Io non so voi, ma per me non è male. Hashtag non è male. Mi sembra che abbiamo trovato più o meno la soluzione ideale per uno sfondo nero. Aggiornerò Sabrina nel caso in cui ci siano eventuali modifiche da fare. Non ve lo dirò, ma lo scoprirete a prodotto finito, perché non posso fare un altro video per delle semplici modifiche, giusto? Hashtag non posso fare un video per piccole modifiche, se siete d'accordo, perché se non lo siete, hashtag la mia vita non ha senso. Haha! E con una nota di amarezza nella vita, come giusto che sia, perché la vita deve essere equilibrata. Ci devono essere momenti belli, ma anche momenti di pupù. Momenti amari, che ci riportino con i piedi per terra e ci ricordino: ehi, smettila di sognare. O ti frusto. Ho ragione o no, bambini? Hashtag la mia vita non ha senso. Se vi è piaciuto questo video in qualche... Oh, sta suonando il computer. Questa è sicuramente Sabrina che mi dice subito se ci sono modifiche da fare o no. Se vi è piaciuto, vi siete divertiti anche soltanto un briciolo, ho reso la vostra vita un po' meno amara, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Iscrivetevi e commentate con gli hashtag proposti. E ricordatevi sempre che questo uomo qua era Electric. Brrr.